industriale si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti. Ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede in Contrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente. Amici all'ascolto, buon pomeriggio. E come potete notare, con la squadra dell'Alma Basket in studio, ritorno a parlare anch'io di sport dopo ben oltre 25 anni. Beh, il tutto è dovuto anche perché c'è aria nuova nel mondo del basket pattese, e infatti l'Alma Basket ha un nuovo presidente, ha una nuova squadra che punta decisamente a lottare per cercare di vincere il campionato di Serie B. Insomma, un rilancio veramente importante. Presidente, ecco a lei, come mai ha scelto il perché di fare il presidente di questa squadra? Intanto buongiorno direttore e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quest'anno abbiamo deciso, su invito di Mara e di tutta la dirigenza esistente all'interno dell'Alma Basket, di partecipare a questo nuovo progetto. Assieme ad un gruppo di amici abbiamo aderito a questa nuova iniziativa, e per gruppo di amici intendo, oltre che me, ci sarà anche Filippo Tripoli, Giuseppe Biondo e Saro De Luca. Abbiamo ampliato quindi la compagine di questa società e così abbiamo avviato questo progetto, che punta in questo settore giovanile, in questo settore femminile, perdonatemi, con una bella squadra e una bellissima prospettiva, quella di fare un bel campionato di Serie B. Abbiamo avviato un progetto molto importante, perché già è da più di un mese e mezzo, forse due, che lavoriamo sulla squadra. Abbiamo cercato, grazie a Mara e alla sua capacità di ricerca sul territorio, sia nazionale che straniero, delle nuove giocatrici per formare una squadra competitiva e affrontare in maniera dignitosa e sicuramente importante un campionato. Ecco, in fase di presentazione avete parlato di connubio, sport e territorio, che vuol dire? Cosa vuol dire? Ovviamente significa fare società, significa stare in mezzo alla gente, significa essere un principio di appartenenza, appartenere a quello che è diciamo, il fulcro del nostro territorio. Patti ha delle origini e comunque sia dei trascorsi nello sport molto importanti. Ricordiamo Anna Rita Sidoti e tante altre persone che hanno portato il nome di Patti a livelli altissimi. Oggi con questa squadra, secondo me, c'è la possibilità di aspirare a riportare Patti in un circuito molto importante, farla salire di prestigio, farla andare in giro sia per la regione Sicilia che per il resto dell'Italia e farle raggiungere degli obiettivi importanti. E grazie al coach, alle ragazze e soprattutto alla dirigenza tutta che si sta impegnando sul territorio per ricercare giocatrici, per ricercare anche sponsor e comunque sia non solo quelli, anche gente che venga a seguire la squadra. Quindi un principio Perfetto. Di appartenenza al nostro territorio. Ecco, in concreto gli obiettivi stagionali quali potrebbero essere? È previsto anche un salto di qualità? Ma guardi direttore, noi aspiriamo a questo, forse con un po' di... Questo è importante già. Sì, con un po' di presunzione. Gli obiettivi sono importanti. Abbiamo chiesto che venisse fatta una ricerca di mercato importante, che ci spostassimo anche fuori regione per cercare le giocatrici più valide e disponibili sul mercato, al fine di rinforzare la nostra squadra e di far sì che il Patti femminile, la squadra di basket e quindi in questo caso l'Alma Basket, possa aspirare a fare un campionato d'eccellenza. Passiamo a Mara. Io allora me la ricordo perché mi occupavo anche di basket. C'era Mara, c'era la Maiorana, c'erano altri, non me lo ricordo di solo, e dove effettivamente la squadra è arrivata in Serie A2, sbaglio? Ecco, sì. Quindi Serie A2 a quei tempi significava che Patti proprio era il non plus ultra della nostra zona.
Ma diciamo, Mara, che, ecco. Diciamo, intanto buonasera, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. E intanto niente, io volevo dire che comunque Patti ha una storia, ecco, cestistica. Perché anche quella maschile, non bisogna dimenticare i denti di Gaetano Calega. Assolutamente, non dimentichiamo niente, assolutamente. E ha una storia, la pallacanestro qui è stata sempre la culla, diciamo, della provincia, perché ha avuto sempre squadre ottime sia maschili che femminili, quindi questo lo dobbiamo tenere sempre a mente. E io sono ben felice quest'anno di poter avviare questo progetto con delle persone che si sono affiancate, che ritengo che siano le persone giuste. Un presidente come Attilio per noi sicuramente è un grossissimo onore, avere Filippo Tripoli, avere Giuseppe Biondo e avere Saro De Luca. Comunque sono dei punti fondamentali per la nostra società, perché come lei sa bene, noi siamo nati nel 2012 e comunque eravamo una società che non era molto strutturata. Ora comunque stiamo prendendo struttura, stiamo cambiando, diciamo, marcia, perché prima poteva essere a conduzione familiare, invece ora stiamo cercando di fare le cose di qualità. Ecco, come dicevamo prima, la qualità è fondamentale, perché lei ha detto facciamo un salto di qualità, che non significa facciamo un salto magari di categoria. Già il salto di qualità l'abbiamo fatto, perché comunque abbiamo inserito gente importante all'interno dell'Alma Basket, e cercheremo con questo di fare anche un salto di categoria. Questo è importantissimo. È la cosa più importante. Però prima bisogna fare il salto di qualità. È possibile poterla effettuare? Come giudica la Serie B? Guardi, io quest'anno la Serie B la giudico un campionato molto ostico, perché si sono rinforzate molte squadre. Non lo so, magari avranno avuto un sentore che l'Alma Basket stava facendo già campagna, non lo so, stava facendo campagna acquisti, e quindi la maggior parte delle squadre si sono rinforzate, e quindi noi dobbiamo essere molto, come posso dire, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo avere oculatezza nelle scelte che facciamo, e sicuramente dobbiamo lavorare duro, perché non sarà un campionato facile, anzi sarà un campionato del tutto ostico. Ma io credo molto sulle scelte che abbiamo fatto, credo molto in queste ragazze, in queste giocatrici che abbiamo acquistato, e soprattutto credo molto nella crescita del nostro settore giovanile, che è da tantissimi anni che lavora, che si impegna, e finalmente io credo che è arrivato il momento di dare anche a loro la possibilità di potersi di poter aspirare al meglio, ecco, all'interno del loro territorio, perché non sempre. Io ricordo da giovane, quando andai via da Patti, poi comunque ho cominciato a girare, però certo. Io penso che sarebbe stato anche bello poter rimanere qui e poter giocare per il mio paese e stare nel posto dove sono cresciuta. Ecco, prima di passare alle due giocatrici presenti in studio, te vuoi ricordare tutti i nomi della Rosa? Certo, come no, ricordo tutti i nomi della Rosa, che sono Rosaria Sciammetta, che è un nostro settore giovanile, Giulia Merrina, nostro settore giovanile, Sara Tumeo, nostro settore giovanile, Giorgia Cucinotta, nostro settore giovanile, Claudia Coppolino. Non vorrei dimenticarmi nessuno, Claudia Coppolino, Marianna Kramer, che è stato, diciamo, che è la nostra socia ed è ritornata a Patti, certo, dopo 5 anni che è stata fuori a giocare, e quindi penso che sia stato doveroso da parte sua poterci dare una mano quest'anno, e Andreana D'Avanzo, nuova, e Sofia Guerrera, nuova giocatrice, e Martina Lombardo, una nuova giocatrice, e Rosalia Romeo, una nuova giocatrice, e per finire vorrei citare la nostra capitana, che sarà Nunziella Cangemi, che è una parte importantissima di questa squadra. Poi mi dimentico qualcuno, ma mi viene in mente, non vorrei dimenticarmi nessuno, D'Amico
e un'altra ragazzina che abbiamo preso, che sarebbe la cugina di D'Amico, un'altra D'Amico, che si aggiunge al nostro gruppo. Perfetto. Però che faranno il settore giovanile. Ora non vorrei dimenticarmi qualcuno. No, vabbè, nel proseguo della trasmissione. Esatto, magari nel proseguo della trasmissione. E comunque ci sarà qualche novità che arriverà nel mese di novembre, che comunque ancora voglio tenermi tenere per me. Perfetto, e passiamo allora ad Andreana D'Avanzo Play, se non sbaglio. Sì, qua Andrea D'Avanzo Play e Sofia Guerrera Pivò. Sì, ecco. Io. E allora, innanzitutto, perché hai scelto Patti? Ma è stata, diciamo, un po' una sorpresa anche per me, perché io e Mara ci conosciamo da vari anni, insomma abbiamo già avuto modo di avere, diciamo, un rapporto cestistico, e quindi insomma io conosco già la serietà di Mara, e quando lei mi ha cercata per questo progetto, mi ha illustrato un poco quale sarebbe stato il progetto dell'anno, l'ho preso un po' come un segno del destino, ecco, mi si sono voluta tuffare perché l'ho sposata appieno. Insomma, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuto il contesto, Patti, insomma, mi allettava come, insomma, cittadina, una cittadina tranquilla in cui sicuramente c'è tanta voglia di crescere, di migliorarsi, di fare tanto. E quindi, insomma, ho scelto Patti perché ho sposato questo progetto, ci credo fino in fondo e sono sicura che, ecco, comunque vada, abbiamo vinto. Il parole vore in concreto, a beneficio anche dei nostri telespettatori. La stagione, secondo il tuo parere, come si prospetta? Allora, come già anticipato Mara, il campionato è tosto, anche più tosto di altri anni, perché insomma io ho sempre giocato e anche seguito il basket femminile, quindi è abbastanza tosto. Noi, la nostra, la possiamo dire, siamo un'ottima squadra, già le compagne, secondo me, con le compagne si creerà una bella intesa, io sono convinta di questo, quindi, come ha detto, la qualità c'è. Il salto di categoria è un surplus e certo è una soddisfazione se arriverà, però sicuramente la qualità non manca. Ecco, mi sembra di capire che già siete preparate mentalmente a non lasciare niente, e se capita di poter puntare al salto di qualità. Noi rimaniamo sempre, ecco, con quindi, i piedi per terra. Già significa questo di... Sì. Sentiamo, passiamo alla Pivò. Praticamente come la... Playmaker. Ecco, come sta procedendo la preparazione? Allora, possiamo dire che siamo partite forti, nel senso abbiamo tanta voglia di lavorare, di metterci il proprio, e lavoriamo duro perché sappiamo quali sono gli obiettivi, la società ha un obiettivo preciso, noi vorremmo raggiungerlo, penso tutte, abbiamo tutte lo stesso obiettivo, e quindi continueremo a lavorare fino alla fine. Ecco, parlaci del gruppo. Sei una nuova insieme a lei, quindi allora, come l'hai trovato questo gruppo? Allora, io personalmente mi trovo benissimo, sia con le mie coetanee, le ragazzine più piccole che faranno le Lander, e anche con Mariana, che comunque è più grande, potrebbe essere, diciamo, mia mamma, però è però già la adoro, diciamo, mi è molto simpatica, socievole. Stessa cosa Nunziella, che è la mamma di tutte, da quanto ho capito, anche se la conosco da poco, però avremo tempo di conoscerci meglio. Beh, mi sembra di capire che qua effettivamente già hai creato un gruppo, caro coach, hai creato un gruppo veramente forte, ma anche c'è la mano del presidente, che conosco sin da quando era ragazzino come te. Ecco, praticamente come... Il settore giovanile, ecco, hai parlato moltissimo del settore giovanile, qual è l'importanza del settore giovanile? Ma l'importanza del settore giovanile, diciamo che è alla base di ogni squadra senior. E ovviamente anche il mini basket, chiaramente. Chiaramente, ma tutto parte da lì, perché comunque tutto parte dal mini basket, perché già se noi pensiamo che si comincia a lavorare con il mini basket per poi arrivare al senior, diciamo che tutti gli anni di
che tu fai attività ti portano comunque a crescere, ti portano a migliorare, ti portano ad avere, diciamo, un bagaglio più pesante rispetto a chi magari inizia dopo. Quindi noi iniziamo dal mini basket, ma noi già sono da quando siamo nati, che comunque facciamo, da quando è nata la società, che facciamo attività di mini basket nel territorio pattese, e credo che comunque il settore giovanile sia di vitale importanza per una società, perché non si può pensare che si può formare una società senior senza avere delle giovani alle spalle, perché la società durerebbe poco. Quindi noi, certo, ci riteniamo fortunati perché abbiamo fatto un passo alla volta. Siamo nati con il settore giovanile e ora pian piano, senza fare il passo più lungo della gamba, stiamo andando sempre in crescendo e stiamo sempre cercando di migliorarci anno dopo anno. E credo che quest'anno stiamo iniziando a... Mentre per quanto riguarda il mini basket, come l'avete organizzato? Il mini basket noi l'abbiamo organizzato come di solito lo facciamo ogni anno. Lavoriamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. È il lunedì dalle 5 alle 6, il mercoledì dalle 5 e mezza alle 6 e mezza e il venerdì dalle 5 alle 6. Ecco, noi abbiamo degli istruttori che si occupano del mini basket già da anni, che principalmente sono Marianna Kramer, che è la nostra istruttrice responsabile, e Sabrina Sidoti, che da anni che lavora con noi. Ci sono io e quest'anno abbiamo inserito un istruttore nazionale che tra l'altro sta diventando anche un formatore di mini basket, che si chiama Salvatore Di Bianca, che ci ha dato la sua collaborazione. Chiaramente non sarà sempre presente, però ecco, mi ha dato grande appoggio e grande collaborazione da parte sua per poter iniziare a instaurare un rapporto che si porterà avanti nel tempo. Perfetto, passiamo al presidente, chiaramente è quello che ha più responsabilità, soprattutto, innanzitutto quanto siete in tutto e quanto, così, se è possibile saperlo, quanto viene a costare un campionato di Serie B. Guardi, direttore, intanto l'organizzazione che abbiamo trovato era già un'organizzazione eccellente, perché come lei ha potuto ascoltare tutti i settori sono coperti, dal mini basket al settore giovanile, ci sono vari istruttori, abbiamo trovato i preparatori atletici, abbiamo trovato un po' tutto all'interno dello staff. A noi dirigenti il compito di dare un aiuto dal punto di vista amministrativo, dal sostegno morale in campo e poi ovviamente economico, strutturale a livello aziendale, perché comunque sia la società, in questo caso l'Alma, ha bisogno di un grande supporto. Stiamo lavorando sul territorio anche al fine di trovare sostegni importanti. Ecco, sport e territorio. Sostegni importanti, perché comunque sia la squadra del paese, la squadra di tutti i cittadini. E un invito che estendo a tutti è quello di iniziare la domenica pomeriggio a venire al campo, perché troverete queste ragazze simpaticissime, bravissime, che daranno l'anima in campo per cercare di far sì che il Patti e quindi la nostra cittadina possa vincere tutte le partite o comunque sia lottare in tutte le partite, perché comunque lo sport è questo, è passione, è agonismo, è voglia di far bene e di raggiungere gli obiettivi. E la nostra squadra è una squadra importante perché ha un bel settore, come ha detto poc'anzi Mara, un settore giovanile che parte da quando i bambini sono piccoli per portarli fino alla prima squadra. Oggi un campionato di Serie B femminile è un campionato importante perché comunque prevede dei costi, prevede almeno 10 trasferte, quindi saremo in giro in tutta la Sicilia, andremo anche in Calabria a giocare tra Trapani, Priolo, Palermo, Ragusa, Catania, Messina, Catanzaro e quant'altro. Quindi saremo ogni settimana impegnati. Inizierà il 28 di ottobre il campionato e noi stiamo cercando come dirigenza di creare anche delle alternative al fine di portare al campo più persone possibili e non solo costruire di volta in volta, tramite le varie possibili soluzioni, dei mezzi, dei metodi al fine di noi recuperare dei soldi, al fine di poter sovvenzionare i vari costi che ci sono.
e dall'altro lato, sostenendo i costi, poter portare la squadra a, speriamo alla fine, grazie al loro impegno, anche ai playoff e perché no, lottare per andare in Serie A2. Ecco, presento, lei non l'ha voluto dire chiaramente, lo dico io. Ci siamo sui 50.000 euro? Ma guardi, direttore, quest'anno abbiamo fatto forse un passo importante, le dico, perché la squadra, la dirigenza, quando ci siamo seduti abbiamo detto che volevamo osare, volevamo puntare in alto. Apposta abbiamo fatto la scelta di prendere 4-5 giocatrici non di Patti. Creare degli innesti importanti all'interno di una squadra già consolidata, dove gente come Mariana o il nostro capitano e comunque sia tutto il settore giovanile sono già bravissimi, però studiando un attimino sotto l'aspetto tecnico col coach e con gli altri responsabili tecnici della squadra, abbiamo mirato, abbiamo cercato quei numeri, quelle pedine importanti che possano rendere la squadra molto più forte. Diciamo che forse 50.000 euro è un po' basso come costo per tutto il campionato, perché gli innesti e quant'altro hanno portato a un costo un po' più alto, però speriamo di poterlo affrontare con la massima serenità e poi a me da presidente, assieme a tutti gli altri dirigenti, l'onere di consentire a queste ragazze di giocare con serietà, serenità e di lavorare bene. Noi faremo il nostro sicuramente come dirigenza, a loro tocca e loro. Perfetto. Come sportive. A loro tocca, e quindi così in conclusione e con un vostro giudizio, effettivamente siete ottimisti per poter fare il salto di qualità? Prego. Certamente. Ecco, quale potrebbe essere la difficoltà più... Quale potrebbe essere la difficoltà più che potrebbe negare ciò? Purtroppo le difficoltà sono così numerose che è impossibile, insomma, fare un riepilogo iniziale, perché le difficoltà possono essercene tante, dall'infortunio al qualcosa. Quindi io ovviamente uno spera, a parte propositivo. Siete ottimisti, vabbè. Certo. Vediamo, sentiamo il suo parere. Certo, siamo ottimisti, anche perché è normale, durante il campionato uno deve stare attento a tutte le... diciamo tutto quello che può succedere, come tutti ha detto già, tra gli infortuni, e dobbiamo essere bravi a sopperire e casomai aiutarci tra di noi, aiutare l'altra. Manca lei, dobbiamo essere bravi a sostituire. Perfetto. Sia lei che quindi a fare il doppio del lavoro. Noi siamo ottimisti, ci crediamo fino alla fine. Perfetto. E invitiamo anche tutta la gente a venire a palazzetto. Certamente. Mara, a te il compito di riportare il basket femminile ai tempi di Nuzio Figaro. È un grossissimo compito questo. Vabbè, dico, io, anche tu sei fiduciosa? Io sono molto fiduciosa, io ce la metto tutta e ci credo tantissimo in questa squadra, perché comunque è parte del mio cuore, diciamo, e quindi ce la metterò tutta, ma soprattutto per poter portare a Patti di nuovo una pallacanestro femminile, che secondo me ha bisogno il paese di avere tutto ciò. Io prima mi sono dimenticata di citare i nostri preparatori atletici, che sono di fondamentale importanza. Certo. Perché il lavoro che fa un preparatore credo che sia veramente, veramente importante, e quindi voglio citare Umberto Catania, che è il nostro, diciamo, preparatore atletico, insieme a Nico Gaglio. Comunque Umberto lavora dietro le quinte e Nico Gaglio lavora, diciamo, sul campo materialmente con le ragazze. Quindi intanto voglio ringraziare tutti e due, perché ci sono stati accanto in queste 3 settimane di lavoro molto pesante, e che comunque ci tenevo a citarli perché fanno parte. Perfetto. Del nostro staff. Presidente, in conclusione, lei ha preso un grosso impegno, quindi è fiducioso anche lei o no? Presidente, qua si parla di salto di qualità, parliamoci chiaro. No. Dobbiamo darla e dobbiamo averla sempre al primo posto, questa idea. Perfettamente d'accordo, siamo fiduciosi in questa squadra, in questo gruppo e in queste ragazze, e in tutto il gruppo, in tutto il team, dai giovanissimi a quelli più grandi. Il team è unito, è compatto, e già nelle varie uscite che abbiamo fatto, nei vari incontri, negli allenamenti e quant'altro, tutti hanno mostrato un grande spirito di abnegazione e voglia di crescere. Insieme credo che faremo un bel campionato e sono convinto che piano piano porteremo al campo tante persone, perché questa squadra merita di far bene, e questa città sicuramente merita una squadra come l'Alma Basket. Presidente, il prossimo appuntamento ci sarà una presentazione ufficiale, che sarà domenica. Sì, domenica 30 alle ore 10:30
alle 10.30, quindi del mattino, faremo la presentazione ufficiale della squadra alla playa. In questo evento presenteremo tutte le giocatrici, presenteremo la dirigenza e saremo tutte al completo a disposizione della città, di chi vorrà partecipare, intervenire, e ovviamente risponderemo dal punto di vista anche tecnico a quelle che sono le domande, a quelle che sono le nostre ambizioni e a quelli che sono i nostri progetti. Progetti importanti che abbiamo su questa squadra, come li abbiamo sulla nostra città. Bene, carissimi telespettatori, innanzitutto ringraziamo ancora una volta tutta la dirigenza delle due giocatrici, perché ci hanno voluto dare così in anteprima quelle che sono le loro possibilità per il prossimo anno. Nello stesso tempo invitiamo alla presentazione ufficiale che si terrà, come ha detto il Presidente, il giorno 30. Quindi grazie ancora per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Eco SRL, incontrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.